E bene a tutti ragazzi, qui Wolf e Jacopo Mini. E ragazzi, siamo su Metal Last Night. Perché, per chi non lo sapesse, grazie a PlayStation Plus, che adesso sono a metà, quindi fa niente. Comunque, grazie a PlayStation Plus voi avrete dei giochi gratis, tra cui Bioshock Infinity e Metal Last Night. Esatto, soprattutto questi che sono importantissimi. E praticamente niente, insomma, cioè, avete capito. Ecco. Sì, questo qua è un po' strano. Veramente strani cose. Ecco. Allora, ci siamo risistemati gli occhiali. Adesso leggiamo la nostra piccola ricerca in internet secondo cui il PlayStation Plus fa schifo. Allora, cerchiamolo sul sito di it.playstation.com/PlayStation Plus. Vediamo. Ah, fa schifo, eh. Non è che fa schifo. Fa schifo. Senta, com'è che si fa a tirarlo? Così. Allora, adesso noi sapete cosa che facciamo? Indovinate, noi andiamo a vedere su internet l'enciclopedia, il clipper, e lo confrontiamo. Come tutti voi saprete cos'è il clipper, se non lo sapete siete conciati male, ma lo potrete scoprire in questo video, e lo confrontiamo con quello di Wikipedia. Non ciclopedia, Wikipedia. Vediamo cosa succede. Non va, vai. Allora, a parte le immagini, che vabbè, sono questi sono dettagli, e il video naturalmente la fabbrica dei creeper, che vabbè, lasciamo stare. Allora sì, ragazzi, storia, io qua non sto vedendo niente. Ah, ecco, la storia dei creeper, scarpe, rock and roll. No, non cerco proprio questo. Allora, dobbiamo trovarlo, attenzione, su Minecraft Wiki creeper, e su Wikipedia, e su l'enciclopedia. No, ah, sono morto. Mi dispiace ragazzi dirlo, ma sono morto, quindi evitiamo da farlo. Il Creep è un personaggio creato dal regista Victor Salva. Boh, non sapevo sta cosa, comunque vabbè. Allora, possibile che su un'enciclopedia non ci sia il Creep? No ragazzi, su un'enciclopedia non c'è l'articolo di Creeper. Non c'è il Creeper. No. Adesso noi a breve faremo un articolo che parla del Creeper su un'enciclopedia, lo scriveremo tutto noi. E niente, a breve lo faremo. E poi vi faremo sapere. Poi vi faremo sapere magari in un prossimo video, dato che non c'è, perché qua abbiamo soltanto Minecraft, articolo versione 1.3.2. Notare. Che vabbè. E bla bla bla, tutte le varie scene di zombie a sconsole notte, per cui attendo, durante il giorno costruisco. Vabbè, certe cose non si capisce. Adesso ragazzi, vedete, per uccidere il tuo avversario. Caro diario, il zombie surreale, ho scavato un buco dove vivere, ma questa buca è un rifugio o una tomba? Vabbè, per fare il tavolo ci vuole legno, per fare il legno ci vuole l'albero. Non avendo niente, l'unica è spaccare un albero a pugni, trasformandolo in assi legno sempre a mani nude, infine trasformare le assi in legnetti. Questo qua è tutta la cosa del crafting. Come viene craftata l'enciclopedia, bla bla bla, tutte le solite stronzate in enciclopedia. Tipo le trappole per mob, grandi strategie, abilità, colpi infiniti tirati a minchia, con qualunque, cioè, che è? La protezione Ava sta bloccato un sito dannoso. Sì, si è aperto un sito da solo, promo rewards, da solo, completamente da solo, e praticamente l'antivirus lo ha bloccato. Cosa molto strana direi, che si apra un sito da solo. Vediamo subito il perché, nel frattempo voi non ci fate caso. Allora, intanto noi sì, continuiamo. Sì, ragazzi, io sono morto un po' di volte, ma fa niente. Tutto. Allora, sto dicendo le trappole per mob. Ogni giocatore prova a costruire in media da un minimo di 2 a un massimo di 40 diverse trappole, per lo più non funzionanti, con lo scopo di spaccare il culo ai mob senza alzare un dito. Cosa che prima o poi nei video di Minecraft faremo anche noi. Queste funzionano in modo per di attirare i mob in un unico punto, farli comparire in un'unica stanza, per poi ucciderli con acqua, lava e ogni altro metodo degno di un fin di sole.
Spesso chi costruisce queste trappole deve essere morto una decina di volte in esse e si ritrova a passare i 20 successivi minuti a cazzeggiare, per poi ricordarsi di aver dimenticato una cosa fondamentale. Decide di entrare nella stanza, farsi massacrare dalle decine di mostri comparsi nel frattempo. Ok. Niente, insomma, vabbè. Questo causa la morte del giocatore, che quindi non può chiudere in tempo a porta aperta la trappola, costruita per comunità vicino a casa, quindi l'invasione annullata di ogni possibile creatura incazzata, pronta a stabilirsi a vita del giocatore, costringendolo a cancellare il salvataggio. Vabbè, queste qua sono le solite cose di un'enciclopedia che tutti noi sappiamo, tra cui la TNT, che è l'attrezzo preferito dei nabi di tutto il mondo, che è Jacopo. Ecco. Allora, se avete in programma una demolizione in grosse porzioni, è tempo per preparare un panino. Allora, bla bla bla, il pipistrello, il cane lupo, il creeper che come al solito ti voglio aiutare a scavare la tua miniera e altre cose, insomma. Qua ci sono gli Enderman, che è un moro alto 2,5 metri, che andrà costantemente in giro per i vostri domini spostando blocchi come vi pare, facendo i propri comodi, e con tutte le impressioni di colore, se non guardate gli occhi si incazzerà a morire. È pure razzista questo articolo. Il se teletrasporterà dietro di voi per inchiappargli a sangue per farvi venire un infarto. Stranamente, se mettete una zucca in testa, questo batusso vi ignorerà, credendovi un suo parente o avendo semplicemente pietà di voi. Ma, tipo, perché, bah, un drago, noto anche come Alduin, lungo 2 chilometri, perennemente incazzato, che ha causato a fine universo conosciuto, ora girare in una dimensione alternativa, mangiucchiando gli Enderman. Come gli Enderman, anche lui proverà pietà per voi se metterete una zucca in testa. Che figata, questo non lo sapevo! Ma che puoi uccidere fatto? Il drago dell'End, puoi ucciderlo... Se hai una zucca in testa, lui non ti attacca. No. Erobrine, la strega, un villico che ha frequentato la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Come tutte le streghe che si rispettino, tira pozioni e cappellino appunto al simpatico rivendasone. Nella sua palude si può trovare la sua catapecchia piena zeppa di sex toy. Allora... Ocelot, uno sballato gatto pardo che gira allegro facendo strage il vostro pollame, fortunatamente sprovvisto di revolver, bla bla bla. Vabbè, drago finale, scheletro bianchino, slime di magma, blaze, bla bla bla, lo scheletro in bianchino, il ghost, coso bianco volante che c'è nel nether, scheletro cavaliere, oh, scheletro cavaliere, no, non sono questi che mi interessano, ragno e caverne, ragno, scheletro, uomo maiale zombie, zombie, cane lupo, pipistrello, seppia. Seppia, aspetto di un polpo, si comporta come un polpo. Pare nell'acqua in gruppo, inizia a muoversi come se stesse soffrendo e nuotare. Non fa nulla che, ma se presa a cazzotti, lascia i sacchi di inchiostro. Ok. Il fungo mucca, una mucca che non pratica l'igiene intima, per molto tempo si trasforma in un fungo mucca. E caga zuppa di funghi. Bla bla bla, maiale, pecora, mucca, ragazzo, scheletro, ragno. Cacchio, ma non c'è. Io sto cercando quei mob, vabbè, Griffier, Ninja, Master Griffier, i Griffier comune, tutti i vari tipi, vabbè, sta roba qua, tanto potete leggervela anche su un'enciclopedia, tanto gliene frega niente. Poi vabbè, abbiamo delle immagini tipo Notch mentre lavora alla costruzione di Minecraft, che vedo che si sta divertendo molto. Andate sempre su un'enciclopedia e cercate Minecraft, trovate tutta sta roba. Ma se fatto Minecraft tende a ragionare a cubetti, mangiare tonnellate di carne cruda, strofinarsi in faccia a qualsiasi tipo di cibo, dar fuoco ai maiali in un recinto giustificandosi col fatto di essere stanco e mangiare carne cruda, gettarsi chiate d'acqua per terra sperando che scorrano all'infinito, credere che poi distrugge un oggetto pugno anche se a 5 metri di distanza, crede che se strappi molte foglie prima o poi uno di essi si trasformerà in un bonsai, bruciare pietre per renderle più lisce, fare mucchi di ghiaia per prendere pugni finché sua retta non troverà una pietra focaia, cadere in depressione per non riuscire a trasformarsi tre sassi e due bastoncini in un piccone, credere nell'inferno e il paradiso per l'installazione di mod, costruire portali per l'inferno con un accendino e ossidiana, pensare che il sole sia un punto bianco, in caso di allagamenti versare quintali di terra sull'acqua, sperare che prendendo pugno una quercia possano cadere mele. Allora ragazzi, adesso purtroppo su mappa non so, in questo video qua non si capisce praticamente. Tornare indietro il tempo alla seconda guerra mondiale in Giappone, sterminare la popolazione sostenendo di aver ucciso i creeper, credere di morire se si tocca un cactus troppo a lungo, viaggiare città per città in speranza di trovare una cassa con diamanti e armature gratuiti,
credere che sia possibile costruire un edificio partendo dall'alto verso il basso. Ottimo. Bla bla bla. Niente. Allora, adesso leggiamo una cosa un po' seria. Allora, del Creeper su Wikipedia. Il Creeper, The Creeper, è un personaggio creato dal regista Victor Salva, nonché principale antagonista della trilogia di The Jeepers Creepers. Egli è un demone di origini antichissime che si risveglia nel 23esimo primavera per nutrirsi esseri umani, bla bla bla. Ma siamo sicuri che è l'articolo giusto? No, non è l'articolo giusto. Ah, ma questo qua è il Creeper film. No, non interessa. Ecco qua, questo qui. È un supereroe immaginario dei fumetti dell'universo creato da Steve Ditko, compare per la prima volta. Cazzo, non c'è il Creeper. Non c'è il Creeper! Neanche su Wikipedia, ma com'è possibile che non abbia messo il Creeper? Cioè, nessuno si è mai degnato di scrivere no. qualcosa sul Creeper su Wikipedia. Che stronzi. Che bastardi. Creeper. Contenente Creeper. Cerca. Ricerca Creeper. Cacchio. Adesso allora andiamo a cercarlo su da qualche parte. Poi ne faremo uno anche su Wikipedia. Allora, a parte i sistemi come al solito di distruzione di massa dei Creeper, abbiamo i soliti video, bla 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 bla. Creeper, bla bla bla. Minecraft skin. Vediamo, Creeper Minecraft skin, perché ci interessa, così il prossimo video lo faccio anche con la skin del Creeper. Mamma mia, TNT Creeper, Snow Creeper, Lava Creeper, Tron Creeper. Guarda quante skin, ma che figata di skin che ci sono. Guarda, le voglio tutte. Ma che roba, la skin dello zombie, abbiamo il Creeper diamantato, il Creeper di lava, il Creeper Babbo Natale, il Business Creeper. No, abbiamo il Business Creeper, io voglio questo. Come ragazzi, ce l'abbiamo fatta su Jedi questo impero. Il Creeper Commando! Le voglio tutte! Però la cosa più figa è il Creeper e basta. Questo è bellissimo. Il Creeper di Ava è una figata. Però voglio il Creeper. Chi è quel cretino? Ah, il TNT Creeper, ottimo mi pare. Con una TNT al posto della testa. Cos'è? Il Creeper colorato! Ma che roba il Creeper mille colori. Però voglio il Creeper. Sta qui la scarico veramente. E poi mi spiego come metterla. La prossima partita Minecraft la facciamo con le skin. Che guarda caso è una fra le skin più belle che ci sono. Anche la skin di Herobrine. No, questa qui è bellissima. Bello che sembri tu, solo che sei Herobrine. Ma che figata, c'è anche l'Herobrine. L'Herobrine modificato. L'Herobrine HD. Sì, in HD, full HD. Herobrine 2.0. Vabbè, insomma, smettiamola pure di parlare di sta gentaglia qua, che tanto c'è un casino di skin della Madonna. Comunque ragazzi, tipo Flappy Bird. Aspetta, comunque qua hanno praticamente rifatto un po' di cose, per esempio c'è il Kaiser. Allora, un Creeper è un mob ostile che utilizza un attacco suicida, si avvicina al giocatore e si fa esplodere, causando danno ai giocatori, ma anche agli occhi. Identità circostanti, i Creeper vengono generati in Overwood di notte, in qualsiasi luogo dove il livello di luce è inferiore a 7, proprio come qualsiasi altro uomo stile. Tuttavia, a differenza degli scheletri e zombie, i Creeper non prendono fuoco quando sono esposti a luce e sole, e tutti quelli generati notte continuano a vagare senza sosta in qualsiasi area accessibile fino a quando vengono uccisi o rimossi dal gioco. I Creeper sono particolarmente pericolosi per via del loro approccio quasi silenzioso. Gli unici rumori che emettono infatti sono quelli dei passi leggeri, il tipico sibilo della miccia interna quando sta per farsi esplodere. Rumore che molto spesso significa che è troppo tardi per salvarsi. La loro espressione si rivela devastante a corto raggio, sia per l'entità che per le strutture. La loro esplosione, scusa. I Creeper scappano. Ma cavolo, devo sempre. Cioè, devo sempre finire con. I Creeper scappano. Io finisco sempre che sono super ferito nostro per morire.
I creeper scappano legati dagli ocelot e ignorano qualsiasi giocatore quando devono scappare da un felino troppo vicino. Poiché i gatti possono essere controllati dal giocatore, quel fattore rappresenta un'importante difesa agli attacchi dei creeper. Il creeper si è guadato notorietà e odio tra i giocatori Magic, per via della sua costante tendenza ad avvicinarsi continuamente al giocatore per infliggere un danno devastante. Difatti il creeper è una delle icone più riconosciute di Minecraft, nonché mascotte non ufficiale del gioco. Vabbè, vorrei ben dire. E health points 20, cioè 10 cuoricini. Dipende da vicinanza e difficoltà. Il danno massimo solitamente 24. Allora, in modalità normale, il creeper normale fa circa 24,5 cuoricini di danno. Il caricato ne fa 48,5. Lo spawn non si spona sui blocchi trasparenti con livello luce, di luce pari a 7 o inferiore. Network ID 50, l'ID del creeper è creeper. Droppa la polvere da sparo del 0-2 se muore senza esplosione. Un disco musicale quando viene ucciso uno scheletro. Qua abbiamo tutti i suoni vari, la morte, la miccia, il ferito, bla bla bla. Creeper è una creatura umanoide senza mani con quattro gambe corte sul bordo del corpo rettangolare, due grandi cavità vuote per gli occhi, una bocca contorta con espressione triste e una pelle verdastra simile all'erba. Quando è stato chiesto a Nocci di descrivere come sarebbe fisicamente la pelle di un creeper, lui ha risposto scricchiolante come le foglie secche. Cioè, Nocci veramente è stato un genio quello che l'ha fatto. Allora, poi abbiamo... classico, questa qua cosa, ragazzi, è con la classica vista 40.000 volte che dovete salvo sopra, poi lui si abbassa. Poi abbiamo dischi. I creeper sono gli unici mob che possono fornire dischi musicali, ma ciò succede solo se vengono uccisi a freccia di uno scheletro. Non importa come viene danneggiato il creeper, l'importante è che il colpo finale sia inflitto alla freccia di uno scheletro. Il modo più facile per far ciò è colpire a sufficienza il creeper, per esempio scoccando addosso due frecce a piena carica, impianando un arco non incantato, e in seguito far sì che il creeper sia il creeper che uno scheletro segua il giocatore, permettendo al creeper di trovarsi in mezzo tra il giocatore e lo scheletro. Questi, cercando di colpire il giocatore, potrà colpire al creeper con le frecce finché non morirà. I dischi devono essere messi dentro un jukebox per essere ascoltati. Anche i creeper carichi possono fornire dischi, creeper charger. Un creeper cercherà di inseguire qualsiasi giocatore presente in un raggio di 16 blocchi. Possono saltare un dislivello, orientarsi in un labirinto e superare ostacoli complessi. Cazzo, sono intelligenti, eh! Per avvicinarsi più possibile al giocatore. Aspettate, ragazzi, adesso sono in una brutta posizione. Smetteranno di inseguire se il giocatore si sposta a una distanza superiore ai 16 blocchi. Quando si trova un blocco di distanza da un giocatore, il creeper emetterà un sibilo rumoroso, inizierà a lampeggiare e gonfiarsi, per poi esplodere dopo 1.5 secondi. Uccide un creeper prima del termine del conto a rovescio e impedisce esplosione. La detonazione può essere evitata se il creeper viene spinto con un attacco a una distanza superiore a quella della detonazione se il giocatore si sposta sufficientemente lontano. Cioè, non si è capito niente, lo sai. Sì, se si accendono poi si spengono dopo un po' se ti allontani a sufficienza. Creeper però scappano. Ti devi allontanare a sufficienza. Guarda che sono intelligenti i creeper, eh. Possono saltare un dislivello, insegue i giocatori per un raggio di 16 blocchi. Si possono orientare in un labirinto e superare altri ostacoli complessi per avvicinarsi il più possibile al giocatore. Quindi sono intelligentissimi. L'esplosione dipende dal livello di difficoltà impostato. Se ha difficoltà difficile, un'esplosione di creeper può lasciare un giocatore con solo due cuori di vita, anche se sta indossando un'intera armatura di diamante. L'esplosione di creeper caricati, i creeper charge, sono più potenti del 50% di un'esplosione TNT e circa il doppio di quella di un creeper normale. Come succede con la TNT e con le palle di fuoco dei ghost, qualsiasi oggetto raccoglie raggio di esplosione viene distrutto. Ecco, è vero, i ghost, da non confondersi con Call of Duty Ghost, io li ho visti soltanto nella modalità creativa, non li ho mai trovati. Si trovano soltanto nel Nether. È un coso che si trova solo nel Nether. Un certo numero di blocchi saltati in aria sopravvive all'esplosione e possono essere raccolti. Ah, quindi quando salta non ti dà tutti i blocchi, alcuni vanno persi. I colpi con i blocchi con resistenza e esplosione più alta possono attutire o schermare il danno che ricevono i blocchi sottostanti. Se un creeper esplode in acqua, il danno al blocco è nullo, mentre rimane inalterato quello all'entità. Quindi ti fai malissimo, però niente.
Allora, il raggio, qua abbiamo le immagini che dimostrano l'esplosione di un creeper normale, di un creeper charger. No, Un sta con la creeper troppa charger, un schifo. creeper caricato, viene generato quando un fulmine colpisce un creeper oppure cade a una distanza di 3-4 blocchi da esso. Il risultato è un creeper circondato da un'aura blu con una potenza esplosiva maggiore rispetto alla norma. Anche se un creeper caricato è un evento piuttosto raro, si possono usare software esterni per generarli. Molti giocatori chiamano anche creeper elettrici oppure creeper fulmine. Subiscono danni dal fulmine, motivo per cui sono necessari meno attacchi per uccidere rispetto a un creeper normale. Ok, adesso aspetta, fatti vedere una cosa. Ok, ragazzi, mi sa che adesso facciamo ancora 5 minuti, poi chiudiamo il video. L'esplosione a un creeper caricato è molto più potente di una TNT e di un creeper normale. Bla bla bla. Può succedere che un creeper colpito a un fulmine prenda fuoco e che muoia bruciato. I creeper caricati sfruttano la stessa identità dei creeper normali. L'unica differenza risiede nel valore booleano del loro status power, che è posizionato su 1 piuttosto che su 0, che è il No, lo valore tipico dei stato. creeper normali. Status powered. Lo C'è più. troviamo con Chat Engine, poi facciamo un test. Faremo dei video apposta dedicati ai creeper, magari metteremo delle mod sparafulmine ultimamente, dato che c'è questo grande evento dei creeper che a me piacciono un casino. Faremo dei video in cui parleremo molto di essi, faremo vedere gli articoli che scriveremo adesso su un'enciclopedia eccetera, faremo un casino di roba, insomma. Preparatevi per l'evento creeper, una novità assoluta nuova, se no non sarebbe una novità se non fossi nuovo. Se Il miglior tanto. modo per fronteggiare un creeper è attacco a distanza tramite arco. Due frecce a piena potenza infatti sono sufficienti per eliminare i creeper. Utilizzare la spada è rischioso, bla bla bla. Stabilire un perimetro. Creare un perimetro intorno all'area di interesse. Come una casa può evitare che un creeper raggiunga posizioni importanti, E in adesso quanto poi non ragazzi, saltano molto comunque in durante alto. la nostra sera, adesso poi dovremo trovare un modo per evitare che i creeper. Il loro aspetto distinto e l'abilità distruttiva li hanno resi un'icona ben conosciuta in Minecraft. I creeper compaiono diversi oggetti e gadget disponibili nel merchandise di Minecraft. Sono diventati un meme in internet, completo di fan art, fumetti online, poster, eccetera. La parte centrale meme è legato al motto non ufficiale dei creeper, derivato dalla tendenza di sgattaiolare nei pressi di giocatore e similare prima di esplodere. That's a very nice you have got there. Questa è davvero una bella qualsiasi cosa che hai qui. Sarebbe un peccato se le succedesse qualcosa. Questa Questa è davvero una bella casa. è Sarebbe una un bella peccato. cassa. Quindi, that's a very nice. Poi il nome della cosa. You have got there. Però It's a ragazzi, questi nice. comunque i Vabbè. livelli di Meteoras Knight I creeper compaiono in giocattoli vario genere, action figures, braccialetti, t-shirt, Lego di Minecraft. Hanno fatto i Lego di Minecraft. Papercraft, vabbè, questi qui poi ne faremo anche noi, creeper fatti di cartoncino e altre cose, insomma, molto fighe. Vabbè, comunque ragazzi, adesso chiudiamo qua questo video. Spero che questo breve cosa vi sia piaciuto, visto che era proprio una cosa fatta a caso. Tanto proprio per mostrarvi questo gioco qua, per chi magari fosse ancora non tanto deciso per se prendere o no PlayStation Plus. A questo punto direi di salutarci. Bella a tutti da Da Wolf. Jacopo Mi, e vi ricordiamo anche che la storia di Creeper non finisce qui, ma continueremo a fare anche altri video. Seguiteci, ecco. Bella a tutti.